Innanzitutto grazie dell'invito a Fermo, in particolare signora Salvucci. Con molto piacere torno qui, forse qualcuno di voi mi ha conosciuto anche in passato, perché in realtà io non sono estraneo, anche se sono nato a 30 km da qui e non è raramente che torno in queste terre che amo, e quindi con molto piacere, soprattutto con molto piacere tornare qui in questa biblioteca dove sono stato in passato, forse tanti anni fa. Addirittura, forse molti di voi non erano nati, io ho parlato anche dalla loggetta per fare un comizio nel 1967-68 per una lista comunale, da quella loggetta qui sotto, quindi non sono proprio un novello, ma veniamo al tema per cui sono qua. Questo libro nasce sulla domanda che in parte la signora Oriana Salvucci ha sollevato: come mai un personaggio senza storia politica, senza esperienze politiche, senza cultura politica, senza appoggi finanziari, perché quando si è presentato Trump alle elezioni primarie i contributi, sapete che in America il finanziamento della politica è molto finanziamento, in gran parte finanziamento privato, c'era stato un massiccio finanziamento privato delle grandi compagnie, di altri candidati possibili repubblicani, fra cui l'ultimo dei Bush. Come mai un personaggio anche molto chiacchierato è riuscito ad arrivare alla Casa Bianca? La mia risposta che do in questo libro, evitando tutti i chiacchierici, i discorsi, eccetera, eccetera, è una risposta che cerca di indagare sulla linea storica, di capire come mai dalla profonda America a un certo momento un personaggio del genere è arrivato alla Casa Bianca. Ci sono stati altri personaggi assimilabili a Trump, alla fine dell'Ottocento, negli anni 30, eccetera, eccetera, anche con grande successo, però il successo si era fermato alla vittoria di governatorati o al congresso, al posto in congresso, o magari anche in qualche gabinetto di qualche presidente, ma mai un autentico populista, nativista, con sentimenti autoritari e nazionali isolazionistici, era arrivato alla Casa Bianca. Come mai Trump? Io ho usato questi quattro parametri della storia americana per capire che cos'è Trump e capire perché un personaggio assolutamente spoglio di cultura politica in realtà è riuscito a interpretare questi filoni antichi presenti nella storia americana, storia del lato oscuro degli Stati Uniti, ossessioni americane. Nativista, che cosa significa nativista? Voi avete sentito ripetere tante volte nella campagna di Trump, e poi anche quando è stato eletto, il muro verso il Messico. Ma il muro verso il Messico, a parte che esiste già in gran parte, è un simbolo, ed è un simbolo nativista. Che significa un simbolo nativista? Voi dite, ma i nativisti, gli indiani, non c'entrano niente, gli indiani, eccetera. I nativisti, c'è stato anche un partito nativista alla fine dell'Ottocento, che ha avuto un grande successo, erano coloro i quali sostanzialmente erano contro gli immigrati. Allora, negli ultimi vent'anni dell'Ottocento, erano i WASP, White Anglo-Saxon Protestant, che erano contro chi? Contro i cattolici, cioè gli italiani, gli irlandesi e gli ebrei, i quali sono arrivati in massa negli ultimi anni dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento sulla sponda atlantica, e hanno conquistato addirittura la maggioranza in molte città della costa orientale. Un sindaco nativista irlandese
a New York nel 1890. E i nativisti erano quelli che dicevano non vogliamo gli immigrati, e si è andata avanti. Oggi chi sono i nativisti, chi sono e contro chi sono? I nativisti sono quelli che ieri erano scacciati via, cioè tutti i nativisti sono diventati gli italo-americani, gli ebrei americani, gli irlandesi americani, gli svedesi americani, eccetera, sono tutti i bianchi. E chi sono quelli da respingere? Sono i latinos. E perché sono i latinos? America, terra dei immigrati, terra di mescolanze, di etnie, di religioni, di razze e via di seguito. E perché i latinos oggi fanno tanta paura? I latinos fanno tanta paura perché è un gruppo di immigrati, innanzitutto quantitativamente, oggi rappresento l'etnia maggiore, l'etnia, la razza, chiamatela come volete, chiamiamola etnia che è meglio, dei latinos, sono il 18% della popolazione americana, quindi è maggiore, ma hanno una caratteristica particolare rispetto a tutte le altre ondate di immigrati che nella storia americana, la società americana è fatta una società di immigrati, perché per due, tre ragioni. Primo, provengono dal Messico o dall'America centrale attraverso il Messico, negli Stati Uniti, cioè provengono da un territorio contiguo a dove vanno a insediarsi e mantengono un rapporto stretto col paese di origine, cosa che non è mai stata con gli immigrati di tutte le ondate passate che venivano dall'Europa o venivano dal Pacifico, mentre i latinos mantengono i rapporti con il Messico o i paesi della... Secondo, non si amalgamano, non fanno parte di quel processo che è il noto processo del melting pot, per cui arriva un'ondata di immigrati e dopo una, due, tre generazioni diventano praticamente parte della società americana. Terzo, dove si insediano? Si insediano nel sud e nell'ovest degli Stati Uniti, che era proprietà del Messico fino al 1850. Cioè rioccupano i latinos quello che era il Messico, ma non dimentichiamo che in quella zona ci sono due fra i maggiori stati americani, che sono la California e il Texas, e in più il New Mexico e Arizona, e tendono a colonizzare, a stabilirsi in quella zona come un'isola, tanto è vero che oggi chiunque va in America sa che ormai tutta quella zona del sud-ovest è una zona bilingue, è una zona in cui le autorità locali, la maggior parte, sono dei latinos, molti dei congressisti sono dei latinos, c'erano anche due candidati repubblicani e anche un democratico che correvano le primarie che erano dei latinos. E allora il muro del Messico che cos'è? È il richiamo a questo vecchio istinto americano, sotterraneo americano, cioè difendersi dagli immigrati, fare una barriera rispetto agli immigrati. Il muro del Messico è un simbolo che viene continuamente ripetuto, non c'è niente a che fare con un fatto specifico, aumenteranno un po' il muro, eccetera, ma soprattutto è un... Chi ha votato per Trump? Per Trump hanno votato i bianchi, perché la divisione del voto è stata una divisione del voto che non è più passata attraverso le classi o i ceti, ma tra bianchi e non bianchi. I bianchi, giovani, vecchi, uomini, donne, ricchi, poveri, hanno votato in grande maggioranza per Trump. Allora si è determinata quella divisione, che è la nuova divisione, una delle nuove divisioni che fanno testa. Populista, che cosa significa populista? Populista significa anche... I populisti hanno avuto un loro partito alla fine dell'Ottocento, anche quello con un notevole successo nelle zone appunto dell'Ovest. Il populismo fino a tutto l'Ottocento è stato il partito della frontiera, era degli uomini della frontiera. Che cosa significa gli uomini della frontiera? Significa gli uomini della frontiera contro chi? Contro l'establishment della costa orientale,
cioè da Boston, dalla Nuova Inghilterra, giù a New York fino a Filadelfia, fu la rivolta della frontiera rispetto all'establishment che aveva fatto la Costituzione americana, che era coloro che avevano inventato le grandi università americane, eccetera. Che cos'è questa volta il populismo americano? Questa volta il populismo americano è nuovamente, prima abbiamo detto, contro gli immigrati latinos soprattutto, e mettiamoci anche gli islamici per la questione del terrorismo, la rivolta populista questa volta è una rivolta contro il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, che vengono considerati parte dell'establishment, della gente che invece si considera fuori dall'establishment, che non vuole le mediazioni politiche rispetto ai propri rappresentanti. Allora, Trump, non è che Trump conoscesse la storia americana, il populismo, il nativismo o l'isolazionismo, eccetera, ma conosceva affatto. Ma dietro a Trump c'era un personaggio ideologo, Steve Bannon, che è quello che ha organizzato la sua campagna elettorale e che gli ha dato le parole d'ordine, perché poi che naturalmente Trump ha saputo interpretare molto bene, perché si esprimeva attraverso quelle cose lì, il Twitter e via di seguito. Allora quelle parole, make America first. Che significa America First? America First significa il richiamo sovranista, eccetera, eccetera. Poi muro nel Messico, che significa? Contro i latinos. E così tutta una serie di altre, contro l'establishment, contro la classe politica. Allora, e perché è accaduto questo? È accaduto con Trump? È accaduto con Trump perché la crisi del 2008, la crisi economica del 2008, che è stata superata in termini macroscopici dal punto di vista dell'economia e dal punto di vista dell'occupazione, è stata ampiamente superata, ha lasciato però una profonda trasformazione della società americana. In quale senso? Nel senso che è stata distrutta, è stata comunque emarginata la classe media, che è stata sempre la grande risorsa della società americana, la middle class. Molti di voi ricorderanno che proprio nel 2008 gli scatoloni che uscivano dalle aziende e via di seguito. E da allora, pur l'economia, pur essendo andato molto bene, c'è stato un aumento della diseguaglianza tra la parte più ricca e la parte più povera, che è cresciuta abbondantemente negli anni dal 2008 ad oggi, cioè in questa legislatura. E Trump ha saputo interpretare, attraverso queste parole d'ordine, questa rivolta, che è stata una rivolta non contro i democratici e dei repubblicani, ma contro i democratici e contro i repubblicani. Tanto è vero che la vittoria di Trump dove è stata? Non è stata le elezioni di novembre, ma è stata le primarie, perché in un sistema come quello americano chi è candidato ha già fatto metà strada per l'elezione. Questo vale per il presidente come vale per i congressisti in qualsiasi sistema uninominale, e il presidenzialismo è un sistema uninominale al massimo livello della piramide dei collegi uninominali. Chi è candidato ha già fatto metà del percorso, soprattutto chi è candidato con l'etichetta dei due partiti, in un sistema che tradizionalmente è bipartitico e i voti si dividono grosso modo sempre più o meno a metà, un po' di più, un po' di meno da una parte o dall'altra. E perché Trump, la vittoria di Trump è la vittoria nelle primarie e non la vittoria a ottobre? Perché nelle primarie questa volta sono andati a votare in massa gli elettori. Voi sapete che nelle primarie americane votano gli iscritti ai partiti, eccetera, eccetera, ma votano i registrati alle elezioni. Chi sono i registrati alle elezioni? I registrati alle elezioni è il passo per votare. Per votare uno deve registrarsi. E come fa a registrarsi? Uno si registra come democratico, come repubblicano, come indipendente.
e registrarsi come repubblicano, come democratico, da diritto a partecipare alle primarie di quei partiti, quindi a scegliere i candidati di quel collegio o fino alla presidenza. E il grande successo di Trump è stato nelle primarie, nei primi 2-3 mesi delle primarie, quando lui era partito da sconosciuto, senza denaro, perché tutti erano stati finanziati tutti gli altri, a cominciare da Bush, e ha vinto perché c'è stata una grande rivolta della periferia contro il centro, della gente, chiamiamola così, tradizionalista, contro la classe politica. E questo è avvenuto sia tra l'elettorato repubblicano, e c'erano già una serie di accenni già nelle elezioni passate, anche nell'elettorato democratico, perché nell'elettorato democratico chi ha vinto le primarie era Sanders, ma Sanders, che si definiva addirittura socialista, era una cosa straordinaria. Ma perché? Perché Sanders era l'espressione del populismo di sinistra all'interno del Partito Democratico, e con la scelta della Clinton, che è stata scelta non in base alle primarie, ma in base ai cosiddetti supervoti della Convenzione Nazionale, ha causato la perdita dei democratici, che non è stata una perdita a favore del repubblicano Trump, perché Trump ha preso meno voti di quanto ha preso il suo corrispondente candidato repubblicano 4 anni prima. Ma il Partito Democratico ha perso un pacchetto di voti che sono andati ai terzi partiti, che è molta parte di quell'elettorato che nelle primarie aveva votato democratico per Bernie Sanders e che non ha voluto votare alle elezioni per la Clinton come super espressione dell'establishment. E allora è stata questa spinta populista, e chiudo, se no poi mi bacchettano, quindi, perché sono stato io il primo a dire, prima, cerchiamo di andare, però devo un po' cercare di articolare il discorso, non posso fare un discorso a singhiozzo. Se si guardano i risultati delle elezioni, e adesso dico una cosa importante che può far riflettere tutti noi al di là degli Stati Uniti. La divisione che c'è stata negli Stati Uniti non è tra democratici e repubblicani, non è tra ricchi e poveri, non è tra... è una divisione che ha addirittura dei lineamenti antropologici. E mi spiego, non faccio qui la psicopolitica. Tutte le città sopra i 300.000 abitanti, sia degli stati a maggioranza democratica che gli stati a maggioranza repubblicana, sono state ampiamente a maggioranza democratica. Tutte le concentrazioni urbane sopra 300.000 abitanti, anche dell'Alabama, che ha votato al 66% per Trump repubblicana, le città sopra 300.000 abitanti erano a maggioranza democratica. Viceversa, tutte le contee non urbane, sia degli stati repubblicani naturalmente, ma anche degli stati democratici, hanno votato invece per Trump. Che cosa significa? Che ormai esistono due società. C'è una società, chiamiamola così, più disponibile allo scambio, più colta, più istruita, più pronta anche al mix etnico, multiculturale, eccetera eccetera, che vota democratico. C'è un'altra società che poi è l'erede della società della frontiera, è l'erede di quella società che nell'Ottocento era la frontiera populista, che invece vive in campagna, è legata ai valori tradizionali, è contro la gente estranea, vuole rimettere in piedi le cose, che ha votato. E questa è una cosa molto significativa, perché in America ha dato il risultato Trump. Ma lo stesso fenomeno che io chiamo di una divisione antropologica è avvenuto nella Brexit in Inghilterra. Se qualcuno conosce quello che è avvenuto in Inghilterra, in cui Londra e tutte le città urbane hanno votato per rimanere in Europa, la
stragrande maggioranza, tutte le contee più vecchie hanno votato per uscire dall'Europa. E adesso non voglio portare il discorso in Italia e in altri stati europei, però io vi ho suggerito una chiave del fenomeno Trump, che ha messo in evidenza delle cose che probabilmente esistevano, sono esistite nella storia, sono state importanti, ma che questa volta sono esplose in questa cosa straordinaria che è stata nelle elezioni di Trump. Poi vedremo come può andare a finire. Ma spero di avervi dato un po' di chiavi per capire, al di là del chiacchiericcio, come questo fenomeno è un fenomeno non di una persona che culturalmente ha interpretato queste cose, ma che ha saputo esprimere, come dicono, di pancia o con gli impulsi, con gli istinti, che sicuramente di un comunicatore di quel tipo lì Trump ha saputo esprimere, ma di cose che sono nel sottofondo della storia americana, che sono proprio quelle sulle quali io ho indagato e ho cercato di scrivere e di spiegare in questo libro. Questo discorso ha perfettamente illuminato il fenomeno Trump e come si è formato, per noi che l'abbiamo visto solo da spettatori. Il suo libro ha Trump come punto di arrivo, parte dalla fine del Settecento e analizza tutta una serie di correnti politiche, antropologiche e di fenomeni che hanno portato fino a Trump. In realtà, l'ha accennato pure lei, ci sono stati altri casi nella storia americana di fenomeni simili. L'ultimo a cui lei fa riferimento è Nixon degli anni 70 del Novecento, che ha cercato di uscire dai poteri che erano riservati al suo ruolo ed è stato poi fermato, tra virgolette. Lei fa capire molto bene qual è il sistema di checks and balances, che noi potremmo tradurre come pesi e contrappesi in italiano, in realtà sarebbe controllo e bilanciamento, perché come in Italia c'è la separazione dei poteri, ogni potere non può ingerire sull'altro, in più gli Stati Uniti sono uno Stato federale, quindi il potere federale è bilanciato dai poteri dei singoli Stati e così via. Io volevo riportare proprio il discorso sull'Europa e sull'Italia. Questo sistema di pesi e contrappesi, questi antidoti, lei li definisce così, che l'America ha tirato fuori in alcuni momenti, come nel caso di Nixon, che è stato fermato con lo scandalo Watergate, proprio perché stava esorbitando dai suoi poteri. Quindi quel sistema di pesi e contrappesi che ha consentito negli Stati Uniti di bloccare il pericolo e quindi che ha fatto scattare gli antidoti. I momenti inquieti come quelli che stiamo vivendo in Italia in questi ultimissimi giorni, in cui si ascoltano dichiarazioni inaudite, secondo lei il nostro sistema costituzionale prevede lo stesso sistema di pesi e contrappesi o comunque è capace di generare un antidoto in alcuni momenti in cui è necessario? Qui mi si vuole subito trascinare in Italia, beh, io ancora non voglio planare sull'Italia, poi quando volete planiamo anche fino a domani sia sull'Italia, vorrei ancora navigare sull'orizzonte americano per rispondere alla domanda che è stata fatta molto precisamente, ma insomma questo Trump ci ha detto, ce l'ha descritto come espressione del populismo, del nativismo, poi potremmo andare avanti con quegli aspetti, alcuni elementi autoritari e poi con quelli del nazionalismo e del protezionismo di cui ad esempio la guerra dei dazi dell'ultimo periodo è una delle espressioni più recenti, che appunto porterà anche quello a un guaio all'economia americana, perché apparentemente difende alcune categorie dei lavoratori americani, ma sostanzialmente l'America per 60 anni è stata all'avanguardia di che cosa? Del libero mercato, ma il libero mercato non era soltanto il libero mercato interno, il free market interno, cioè il capitalismo con i suoi aggiustamenti, con le sue regole, con i suoi anche limiti monopolistici, ma era il libero mercato internazionale, prima la libertà dei mari all'inizio del Novecento e poi andata avanti dalla seconda guerra in poi, cioè l'America è stata, che lo si possa
piacere o non piacere, è stata quella che ha cercato di esportare, di configurare il mondo occidentale e qualche volta purtroppo anche altre parti del mondo come intorno alla democrazia politica e al libero mercato, detto in due parole in soldoni. La domanda però sottintende, allora, un personaggio del genere che sostanzialmente ha creato una rottura con la tradizione americana, almeno quella del dopoguerra, una rottura, sia ben chiaro, che non è una rottura dei repubblicani con i democratici, perché repubblicani e democratici c'è una continuità dalla seconda guerra mondiale in poi tra presidenti democratici e presidenti repubblicani, che hanno interpretato in maniera diversa sia la politica interna che la politica estera, ma tutti all'insegna del libero mercato e della democrazia politica, interpretata più in senso conservatore o in difesa di alcuni interessi, più in senso riformatore, nel senso di welfare e altre cose, e sul piano internazionale più come un'espansione di un'egemonia del soft power, cioè non armata, e chi invece più come interpretato come interveniamo con i marine, eccetera. Ma comunque c'è una continuità tra i presidenti, c'è una continuità fra Eisenhower e Kennedy, c'è ancora una continuità perfino fra Johnson e Nixon, c'è una continuità poi fra Bush padre e Clinton, eccetera, eccetera, con naturalmente con grandi sfumature basate su questa idea dell'America come paese egemone in base a questi grandi principi. Poi Trump ha rotto questa continuità. Perché ha rotto questa continuità? Ha rotto questa continuità politicamente, ha rotto questa continuità, e poi arriviamo al punto se l'ha rotta anche dal punto di vista istituzionale. L'ha rotta dal punto di vista della politica, sia interna che internazionale. Facciamo il caso internazionale, che è quello più importante. La linea direttrice degli Stati Uniti, quando a San Francisco è stato creato le Nazioni Unite, in poi è stata quella la linea multilaterale, cioè cerchiamo di governare il mondo con noi, America, egemoni, perché siamo quelli che hanno vinto la seconda guerra mondiale, che militarmente sono più forti, che economicamente siamo più forti e ci espandiamo economicamente, ma siamo egemoni, però attraverso che cosa? Il multilateralismo. Tutte le istituzioni internazionali multilaterali, finanziarie, economiche, politiche e civili, hanno sempre visto, nel mondo occidentale, io parlo del mondo occidentale, hanno visto la guida degli Stati Uniti, a cominciare, per quello che ci riguarda, ovviamente del Patto Atlantico. Il Patto Atlantico non è stato, come volgarmente si dice, una cosa militare. Certo è stata una cosa militare nel mondo diviso in due blocchi, è evidente che è stata una cosa militare, ma prima di essere stata una cosa militare è stata una cosa di ricostruzione delle società europee, con il piano Marshall, con l'espansione dell'economia di mercato, con gli aiuti americani. Quindi c'era dietro il trinomio diritti individuali, democrazia politica e libero mercato, detto in parole povere, accompagnato naturalmente con la forza delle armi, in un mondo in cui i rapporti internazionali, soprattutto nel mondo bipolare, erano dei rapporti di forza, perché se noi siamo andati avanti in Europa per 60 anni in pace, lo dobbiamo all'equilibrio nucleare. E questo può non piacere, questo discorso, però il deterrente è stato quello che a noi, poi dopo sono state tutte le guerricciole fuori. Trump ha rotto con multilateralismo, ha detto a me non mi importa niente dei patti internazionali, per esempio patto atlantico, che i paesi europei si paghino le loro difese, non stiano a scocciare, non mi importa niente. I due trattati che stava mettendo in piedi Obama, quello, il trattato di libero commercio dell'Atlantico e il trattato di libero commercio del Pacifico, l'ha buttato via a mare. Il trattato nucleare sull'Iran, che era anche quello multilaterale, cioè
Francia, Germania, Inghilterra, Nazioni Unite, Russia con l'Iran per il controllo nucleare dell'Iran, stracciato. Il rapporto con il conflitto medio orientale israelo-palestinese fino a prima di Trump, gli Stati Uniti che cos'erano? Erano coloro i quali chiamavano gli israeliani e i palestinesi a Camp David e facevano stringere la mano da uno agli altri e cercavano di... cercava di fare una piccola cosa in quel conflitto permanente, ma potremmo andare ovunque. Nell'ultimo, nel discorso più importante che ha fatto Trump a questo riguardo alle Nazioni Unite, ha detto: io voglio avere a che fare solo dei rapporti bilaterali con nazioni sovrane e forti. E così ha fatto, e così ha cercato di fare con la Russia, e così ha cercato di fare soprattutto con i paesi in cui similia similibus, in cui a capo magari c'era qualcuno che era, non era proprio il meglio della democrazia politica e dei diritti individuali. Gli piaceva Erdogan, gli piace Putin, l'egiziano, come si chiama, e via di seguito. Cioè lui ha archiviato quello tutta la storia americana, che poi aveva trovato fino a Obama. Obama era stato il teorico, niente più uso dei Marine per i conflitti del mondo, ma noi cerchiamo la nostra egemonia, di usare la nostra egemonia dal punto di vista diplomatico per sanare i conflitti, e non mandiamo più i nostri figli a invadere le isole caraibiche o il Medio Oriente o l'Iraq o l'Afghanistan o prima ancora il Vietnam, eccetera, eccetera, eccetera. Trump ha cancellato tutto questo, non gli importa niente. Qual è la politica di Trump? Guardate, Trump non ha una politica. Questa è la storia che si dice, che l'unica cosa prevedibile, quando ti dicono è prevedibile Trump, l'unica cosa prevedibile di Trump è la sua imprevedibilità. Che oggi dice: mi voglio incontrare con Ciccio Kim lì, eccetera, e domani dice: no, non voglio più incontrare con lui perché ha fatto questo di male. No, dice: ma no, ci ho ripensato, lo voglio incontrare. Oppure butto un bombardamento sulla Siria e buonanotte, come ha fatto più volte. Ma non ha un quadro di politica estera, così come non ha un quadro di politica interna, se non di cercare di abolire tutte le cose che ha fatto Obama, per esempio la riconversione, il limite alla politica energetica fondata sul petrolio, col grande gas petrolio dotto che va dal Canada ai Caraibi, e tutto il resto. Ha cercato di fare quello, la prima cosa che ha cercato di fare è di annullare il minimo di riforma della struttura sanitaria che ha messo dentro una ventina di milioni di americani che non avevano assistenza su 40, e cioè la prima cosa che ha cercato di fare tutto questo, e all'estero ha cercato di fare quelle cose, magari anche andare a giocare al golf con non so chi, ma che ci sia se qualcuno mi chiede qual è la politica estera di Trump verso il Pacifico, lì c'è l'espansione della Cina, ma lui non se ne occupa minimamente, perché Obama con quel trattato di mutuo di libero scambio con i paesi, con tutti i paesi intorno alla Cina, dal Giappone alla Corea del Sud, aveva cercato di fare una cortina intorno alla Cina di presenza americana. Ormai quello lì è stato abolito, e quindi lui si muove una volta dalla Corea del Sud, sì, no, eccetera, eccetera. Ma il punto, che era il punto della domanda, vero, lascerà un segno nel sistema americano? Questo è il punto della domanda. Il mio parere, che è un parere che è dato sulla base dell'esperienza storica americana, mi è richiamato Nixon, ma possiamo fare tanti altri esempi. Forse l'esempio più importante è quello del maccartismo. Cioè, il maccartismo è stata una cosa molto seria nei 3-4 anni dal 49 al 53-54, che ha scardinato
quelle cose che erano i diritti individuali in America, ma potentemente con queste inchieste lì veramente ha rivoluzionato l'America. Ma poi McCarthy, dal giorno all'indomani, man mano che si allargava, che ha fatto una serie di danni, tutte quante le inchieste, le incarcerazioni, le inchieste, quanti attori del cinema, quando il mondo del cinema è stato incarcerato, è stato perseguitato, ha cominciato da Chaplin, eccetera, eccetera, a un certo momento è stato il Senato che ha votato a 4/5 praticamente la fine di McCarthy, che nel giro di 6 mesi è morto alcolizzato dopo che il Senato l'ha... quindi il mio parere, basato, ripeto, sull'esperienza storica americana e non su un sentimento, chiamiamolo così, di preferenza politica, è che il sistema politico-costituzionale americano è un sistema talmente forte, talmente ben articolato, un sistema disegnato nel 1790, perché è quella Costituzione che è vivente, tale quale, pensate che nel 1790 c'è la Costituzione americana che ha avuto fino ad oggi una ventina di emendamenti, ma del tutto marginali, anzi molti emendamenti sono stati fatti prima in una maniera, poi sono stati ribaltati in un'altra maniera, per esempio quello sul proibizionismo, prima è stato fatto un emendamento proibizionista e poi Roosevelt nel 32 ha fatto un emendamento antiproibizionista e così altre cose. Molto, ci sono tutta una serie di emendamenti che riguardano, i primi 10 emendamenti sono quello che è chiamato il Bill of Rights, che sono i diritti individuali. I diritti individuali che tutte le costituzioni europee fatte dopo la seconda guerra mondiale ripetono parola per parola i concetti e anche le parole di quello che gli americani hanno scritto nel Bill of Rights del 1790. Nessuna persona può essere imputata 2 volte dello stesso reato, nessuno può perquisire la casa senza eccetera eccetera e via di seguito. Quei 10 punti sono praticamente, che poi vengono dalla tradizione inglese seicentesca, dalla Magna Carta, e sono arrivati in America e sono diventati il Bill of Rights, che sono i primi 10 emendamenti che vengono aggiunti alla Costituzione americana, che è una Costituzione fatta soltanto... Perché resiste la Costituzione americana? Perché resiste? Per 790, quanti anni sono passati? 230. 230, tale quale, senza, con questi pochi emendamenti che sono aggiuntivi. Perché? Chi lo sa, qualcuno lo sa perché? Beh, è un miracolo, perché la Costituzione è una Costituzione che regola tutto il sistema politico, lo regola, perché è una Costituzione solo di ordinamenti, non è di parole vane, non è di dichiarazioni al vento, bisogna fare tutto uguale, bisogna che il lavoro sia di tutti, bisogna di questo, di quest'altro, non esiste, esiste un preambolo di principi che è molto, sono 6 righe. 6 righe di preambolo, e il resto sono ordinamenti, come deve funzionare la presidenza, no, come deve, primo, come deve funzionare il congresso, come deve essere eletto e come deve funzionare il congresso, 2, come deve essere eletto, come deve funzionare la presidenza, 3, come deve essere il sistema giudiziario e la Corte Suprema, 4, quale deve essere il rapporto fra lo Stato federale e i singoli Stati, e 5, come si fa la revisione dei rapporti tra Stato federale e singoli Stati. Allora, come fa un ordinamento del genere, quello che si dice è una Costituzione liberale, perché è una Costituzione di ordinamenti e non di parole, non di programmi politici, ma di ordinamenti, e questi ordinamenti sono degli ordinamenti che contengono in sé quello appunto che si chiama checks and balances, cioè tutta una serie di pesi e contrappesi che consentono
che qualsiasi istituzione non possa prevalere e mangiarsi un'altra istituzione, perché ci sono dappertutto e contenuto qualcosa che è in un'altra istituzione come contrappeso. E questo è quello che ci rimane ancora, che ci rimane e che resiste, perché i pesi e i contrappesi non sono soltanto la tripartizione tradizionale esecutivo, legislativo e giudiziario, ma è anche la tripartizione tra Stato federale e singoli Stati, che è molto forte e che incide molto nel sistema politico americano, ma è anche la grande autonomia delle autorità indipendenti. Voi pensate che quelli che stanno indagando su Trump sono stati nominati da Trump, che il presidente della CIA, che è stato cacciato perché non ha fatto quello che voleva Trump, era stato nominato da Trump. Quando Trump è andato da lui, gli ha detto: tu non ti devi occupare di questo, e lui ha detto: no, io sì, mi devo occuparmene, quello ha preso e l'ha mandato via. Mueller, questo oggi è il personaggio essenziale, è di nome di Trump. Cioè, tutti questi sono dei contrappesi. Allora, arrivo alla conclusione, se no poi la faccio troppo lunga. Io credo che Trump, in termini di assetto di funzionamento della democrazia americana, complessivamente sia una parentesi, come sono state altre parentesi, e che il sistema è in grado di riassorbire quello che gli abusi di potere del Trump. Molti decreti legge, che sono gli ordini esecutivi, sono quelli che noi chiamiamo i decreti legge, cioè che il presidente fa e entrano subito in funzione senza necessità della verifica da parte del congresso. Molti dei decreti legge sono decaduti, non sono andati in vigore perché erano anticostituzionali, e quindi sono stati impugnati o dall'autorità, addirittura dai giudici di Stato del sistema giudiziario statale, che non hanno applicato degli ordini esecutivi dati dalla Presidenza, e così sono tutta una serie di altri casi. Quindi la mia impressione, io non so se doveva finire Trump, questo poi l'ultima domanda sarà su questo e rispondo brevemente, non so dove doveva finire, però non credo che lui, al di là della politica che ha trasformato, internazionale e interna, ma che può essere ritrasformata domani chissà come, chissà da chi e chissà perché, ma il funzionamento invece istituzionale, politico-istituzionale, rimane molto molto solido, di un paese, rifletteteci un momentino, che mentre tutte le nazioni europee democratiche in 200 anni hanno avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regimi, la Francia, 5 repubbliche, l'Italia, tutti quelli che ha avuto, che i nazismi, i fascismi, i comunismi hanno triturato tutte le democrazie negli anni 30, negli anni 20 e 30, tutte le democrazie europee sono state triturate, ci sono in Inghilterra, sempre dello stesso ceppo. L'America dal 1790 ad oggi ogni 4 anni ha votato, le guerre, grandi crisi, le disoccupazioni, i grandi conflitti interni, ogni 4 anni ha eletto il suo presidente, e ha eletto i suoi presidenti spessissimo con un bilanciamento di alternanza fra i due partiti. Ultimo miracolo americano, se voi prendete 100 anni, nel 900, ci sono stati tanti presidenti democratici, tanti presidenti repubblicani. Per tanti anni hanno governato i presidenti repubblicani, per tanti anni hanno governato i presidenti democratici. E questo è un elemento fondante della democrazia, perché l'alternanza significa la rottura della continuità del potere e quindi il controllo.
Lei nel suo libro parla anche del ruolo della stampa e dei media nel gioco democratico e chiama la stampa e i media, cioè definisce i cani da guardia della democrazia. In che senso, qual è quindi il ruolo praticamente della stampa e dei media in una democrazia matura e le differenze magari con l'Italia? Lo so che lei vuole planare ancora. No, all'altro. No, io sto qui a fare, figuriamoci, mi invitate a nozze. Ma, no, questa domanda è rapidissima. Cioè, vediamo quello che è accaduto a Watergate, che è stato l'unico caso di impeachment nella storia presidenziale americana. Beh, è stato chiaro di tutto la stampa, no? Solo la stampa, poi la stampa ha trascinato il congresso. E quindi, essendo una stampa in gran parte robusta e in gran parte autonoma, adesso, voglio dire, negli ultimi anni il problema dei social e compagnia bella ha molto trasformato questo rapporto tra media e potere, no? Per questo, tanto è vero che il grande dibattito, come voi sapete, non ancora lo ricordo io qui, è quello sulla fake news. Ma fake news non sono dei giornali, sono di quella roba lì, no? E Trump è anche il prodotto di questo, perché tutta l'impalcatura che Steve Bannon, che poi è stato il vero cervello della campagna di Trump, che ha messo in bocca tutte quelle cose, e che poi nei primi mesi in presidenza è quello che ha diretto Trump, molte delle cose che Bannon ha messo in moto sono state proprio delle fake news sull'avversario, sulla Clinton, su tante altre cose. Poi dopo è stato cacciato perché, essendo un narcisista Trump, essendo anche Bannon un grande megalomane narcisista, ideologo, reazionario, non potevano stare più assieme. E poi Bannon è venuto in questi giorni, sta qui vicino. Che cosa erano da fare? Erano da fare l'internazionale di quella gente lì. Infatti è andato Papa e Ciccia con Salvini, sta a Roma, ha parlato ieri, a Roma con il suo progetto. Poi è stato cacciato, ma è stato cacciato da Trump, per ragioni di incompatibilità di narcisisti, no, non per incompatibilità politica. Ma lui è stato il vero artefice della vittoria. Senza Bannon non sarebbe andato da nessuna parte, senza Trump non sarebbe arrivato da nessuna parte. Oriana riportava che lei definisce la stampa come i cani da guardia, no? Beh, e questi lo usano gli americani, sì, sì. È l'espressione che usano, sì, loro, sì. Normalmente. E questi cani da guardia ultimamente hanno abbaiato molto forte, perché Trump si è un po' sottratto, no, al confronto con la stampa, tant'è che lei cita il caso che non sono più convocati i giornalisti alla Casa Bianca, ma vengono soltanto diffusi comunicati stampa, quindi non c'è più il confronto con la stampa. Certo, è uno stile, perché tradizionalmente, insomma, lo stile della presidenza era uno stile aperto di dibattito, no? di confronto anche con i giornalisti. Andava lì, aveva messo 10 domande e 10 giornalisti lì facevano domande. E Trump ha chiuso questo sportello e arriva soltanto con la sua dichiarazione scritta. Innanzitutto perché lui è incapace di andare oltre un po' di battute, sono sempre quelle. Anche la televisione italiana volete andare in Italia, anche qualche personaggio che è stato molto presente in televisione in questi mesi ripeteva sempre le stesse cose, no? Governo del cambiamento, i cittadini, governo del cambiamento, noi vogliamo fare la storia, no?
quante volte avete sentito dire le stesse frasi, no? Frasi brevi e efficaci, poi la gente ci crede. Bannon ha fatto così, ha vinto così, ha seguito a vincere così. Questo, scusate, in Italia avete mai visto dei giornalisti seri che facessero un confronto con certe persone che hanno avuto una grande massa di voti, dei giornalisti capaci di dire ma che vuoi dire che il governo dei cittadini, che vuoi, perché gli altri governi chi sono, dei marziani, non sono dei cittadini, ma no, scusa, io dico questo perché chi sono i cittadini, quelli alti, quelli bassi, quelli no, ma dei cittadini, finché lo usava la rivoluzione francese, citoyen aveva un senso perché c'erano le classi che detenevano il potere, ma qui non mi pare che ci sono gli ordini, gli aristocratici, i religiosi, eccetera, e quindi il cittadino era in opposizione qui mi pare che siamo tutti cittadini, no? Sì, a proposito, adesso la mia domanda era questa, i religiosi l'ha citato pure lei, nel libro lei identifica in questo saggio quattro, chiamiamoli tendenze, quattro movimenti, quattro pulsioni che incanalano queste ossessioni americane. A me è sembrato che dietro queste che le caratterizzano, no, diciamo così. Noi a posteriori possiamo, se vogliamo, avere delle chiavi, perché la storia bisogna sempre interpretare. Ecco, voglio chiedere la questione religiosa, che c'è sempre dietro alle quattro tendenze, è sempre un po' adombrata la questione religiosa, che in America, sembra lo stato laico per eccellenza, in realtà c'è sempre qualche tensione sotto da questo punto di vista, questa era la domanda. L'America, la singolarità degli Stati Uniti, parliamo degli Stati Uniti, è che probabilmente è il paese più religioso del mondo, ma è il paese più religioso del mondo che è anche il paese in cui più profonda è la separazione fra Stato e Chiesa. Queste cose che io vi sto dicendo, insomma, delle banalità facili, le ha scritte già Tocqueville nel 1835, aveva scritto, ci sono dei capitoli in cui si dice come sono religiosi gli americani, poi vengono sempre citate, si giura sulla Bibbia, sul dollaro c'è scritto, eccetera, eccetera, c'è un grande rispetto per le... Ma c'è uno, c'è il pluralismo religioso, il pluralismo religioso è sempre anti-integralista. Poi nel pluralismo religioso esistono gli integralismi, perché oggi esistono gli integralismi dei protestanti, gli integralismi dei cattolici, gli integralismi degli ebrei, che molto spesso si fondono, per esempio in tutta la storia delle battaglie per l'aborto, di altri diritti civili e via di seguito, ci sono state per la prima volta un collegamento molto stretto dei diversi integralismi religiosi contro invece altri religiosi cattolici, protesti di diverse denominazioni protestanti o di diverse denominazioni ebrei che erano contro i loro confratelli. Ma questo è sul piano dell'analisi delle religioni, della religiosità, non delle religioni, della religiosità della società americana, che è più forte di qualsiasi altro paese, perché un paese meno religioso di tutti è l'Italia, come voi sapete meglio di me. Si dice che tutto è così, è il paese più scristianizzato che oggi esiste in Europa, perché non c'è una minoranza intensa. Ma contemporaneamente è un paese in cui il muro di divisione tra Chiesa e Stato è un muro di divisione, è una cortina di ferro. E perché è una cortina di ferro? Perché nel Bill of Rights che cosa si dice? Nessun potere può intervenire
a favore o contro qualsiasi culto e qualsiasi individualità religiosa che si muove in base ai propri principi religiosi. Uno dei principi della Costituzione, del Bill of Rights. E quindi questo muro permette anche lo sviluppo della religiosità, perché è una religiosità non clericale e non appoggiata dallo Stato. Lo Stato è fuori da qualsiasi appoggio di carattere religioso. E quei nativisti della fine Ottocento erano dei nativisti protestanti che volevano cacciare via i cattolici perché dicevano che i cattolici arrivavano in America su ordine del Papa, che aveva un complotto per ribaltare il predominio protestante negli Stati Uniti. Non avete visto? C'è stato un film che era proprio sui nativisti sul New York, sulle elezioni comunali di New York, quando vinse la prima volta che vinse un irlandese, in quella cosa che si chiamava Taman Hall, che poi è diventato un gruppo di potere molto forte, perché i protestanti allora dicevano, contro i cattolici, che erano italiani e irlandesi, dicevano: mentre noi siamo protestanti e ognuno di noi pensa con la propria coscienza e si comporta con la propria coscienza nel voto, un comportamento politico, quelli invece vanno dal parroco, i cattolici, che dice che dovete andare in blocco a fare quello che vuole la religione. E poi c'è stata per 30 anni una polemica anticattolica tremenda, molto molto forte, soprattutto perché erano arrivate una massa di immigrati dall'Irlanda e dall'Italia e da altri paesi del sud Europa che avevano alterato tutta quanta la composizione etnico-religiosa della società americana. È nostra consuetudine a questo punto aprire le domande al pubblico, e se qualcuno vuole fare qualche domanda nel frattempo che voi ci pensate, io invece volevo chiedere al professore una cosa, diciamo, molto veloce. Professore, lei ha dedicato ben due libri diciamo al pensiero laico in Italia. Innanzitutto vorrei che praticamente lei ci desse una visione sintetica praticamente di quello che è stato appunto il pensiero laico in Italia, e lei lo pone in opposizione da una parte praticamente diciamo all'egemonia politica diciamo dei cattolici e all'egemonia culturale invece dei comunisti. E dicevo, se ci può dare una definizione di cosa significa laicità e se lo Stato italiano è uno Stato laico. Non mi piace la definizione. Certo, io sono laico, sono stato deputato e senatore del Partito Radicale, insomma, notoriamente anche una parte della mia attività da storico pubblicista è stata dedicata a questo filone. Ma lo Stato italiano è stato la Costituzione, lo Stato, insomma, lo Stato sappiamo benissimo che ha avuto i primi 40-60 anni che è stato uno Stato fortemente laico, dall'Unità d'Italia fino al 1920, è stato uno Stato profondamente cattolici, si erano chiamati fuori e tutta la classe dirigente dell'Italia liberale, in gran parte sia la destra storica che la sinistra storica, no? Erano laici
in maniera diversa, ma insomma il primo laico era l'essa storica di Cavour, e i primi laici erano la sinistra democratica, la sinistra di Garibaldi, la massoneria, eccetera, eccetera. E poi c'è stato il concordato del 29, che cos'era? Era uno scambio di utilità tra il Vaticano e il regime fascista. Il regime fascista aveva bisogno dell'appoggio del Vaticano e il Vaticano aveva bisogno di sopravvivere con il regime fascista che nasceva come un regime ateo, poi in sostanza, no? Con una religione di Stato, quindi. E fu uno scambio di utilità, per cui Mussolini che cosa disse? Se voi non vi occupate delle cose dello Stato, ci penso io vi do un sacco di soldi, come gli diede un sacco di soldi, e voi non dovete entrare in politica, ma potete mantenere l'Azione Cattolica. E l'Azione Cattolica è stata, negli anni 30, la grande fucina di tutta la classe dirigente democristiana del dopoguerra. Venivano tutti dell'Azione Cattolica, nelle sue diverse gradazioni, l'Azione Cattolica, la Fuci, eccetera, eccetera. Tutti, la prima classe democristiana del dopoguerra viene dall'Azione Cattolica, da Moro a Andreotti, Tagliani, tutti gli altri sono cresciuti lì. E poi c'è stata tutta la storia dell'articolo 7, che conoscete tutti quanti molto bene, cioè i concordati della Chiesa Cattolica. I protestanti non hanno mai fatto dei concordati perché non volevano avere rapporti con lo Stato, c'era quella separazione appunto di cui abbiamo parlato in America. Il concordato a che cosa serviva la Chiesa Cattolica? Di difendersi dai regimi autoritari, per porre un argine ai regimi autoritari, tant'è vero che i cattolici sono stati fatti con la Germania nazista, con l'Italia, con la Spagna, con il Portogallo, forse con qualche altro paese, guai, la Francia mai ha avuto un concordato, eccetera, eccetera. E l'articolo 7, allora, perché passò l'articolo 7? L'articolo 7 passò perché in quel momento, probabilmente anche contro la tradizione della base comunista di allora, che veniva dalla tradizione socialista, che era la tradizione laica per eccellenza, perché Togliatti aveva una concezione nazional popolare del partito come un rapporto di forza e sapeva che nel 1946, 47, 48, soprattutto dopo la rottura del mondo, dopo la rottura insomma, con la cortina di ferro, in Italia il Partito Comunista doveva essere legittimato con un partito che partecipava della vita democratica, e per essere legittimato in Italia doveva avere il battesimo e la cresima del Vaticano, e fu quello il voltafaccia di Togliatti all'ultimo momento con il massiccio intervento. E da lì poi nasce tutto il filone che è stato maggioritario nel Partito Comunista di preferire sempre il rapporto con il mondo cattolico, nella sua espressione della democrazia cristiana o una corrente della democrazia cristiana o delle associazioni collaterali con la democrazia cristiana, al rapporto invece con il mondo laico e socialista. Questa è la storia che è arrivata fino al fallimento del compromesso storico nel 77-78, perché quello che doveva essere il punto di arrivo di Enrico Berlinguer, che era a sua volta anche una parodia di quello che pensava Togliatti, perché Togliatti era un politico molto fine, e Togliatti
nel 47, quando votarono l'articolo 7, aveva in mente quell'Italia che era un'Italia rurale, cattolica, delle parrocchie, eccetera, eccetera, essendo un inviato da Stalin in Italia, la svolta di Salerno, era quello che aveva detto Stalin, che doveva collaborare con il re e con il Vaticano, questo fu il Partito Socialista, aveva bisogno di una patente, ma che era del tutto strumentale. Enrico Berlinguer invece ci mise un po' di più, perché Enrico Berlinguer era fortemente condizionato dai cattolici comunisti, da cosa adesso, qualcuno mi aiuti, dal grande teorico che era di quel partito cattolico comunista durante la guerra, che era il suo vero consigliere e che odiava i laici, odiava i socialisti. Enrico Berlinguer odiava i socialisti. Ci sono un libro di Tonino Tatò, che era il suo alter ego segretario, in cui il minimo che dice di Craxi: quello è un bandito avventuriero da cui bisogna stare assolutamente lontani, non ti permettere, diceva lui a Enrico Berlinguer, eccetera, eccetera. Perché ci aveva messo di suo, perché ci aveva in mente Enrico Berlinguer, io, il mio parere personale, era una persona di poca statura, grande persona per bene, grande, onesto, grande, ma di poca statura politica, insomma uno che additava ai giovani comunisti Maria Goretti e Irma Bandiera, insomma era quella roba lì, perché c'aveva quella idea lì. Tra l'altro lui veniva fuori da una famiglia di socialista, il padre era un 33 della massoneria sarda, era stato deputato socialista da costituente, insomma l'aristocrazia sarda di sinistra, eccetera. Ma Berlinguer era quello, e quello è stato il filone prevalente dei comunisti, che poi io l'ho vissuto in prima persona, tutti i diritti civili in Italia, dobbiamo parlarci onestamente, divorzio, aborto, sono stati fatti malgrado il PC, che poi c'è dovuto arrivare all'ultimo momento, proprio all'ultima ora, per non essere scavalcato. Certo che poi l'apporto in termini di voti, eccetera, eccetera, in Parlamento è stato determinante, ma lo shock che ha avuto Berlinguer al referendum del 74, che fino all'ultimo momento non voleva trovare una riforma della legge Fortuna, facendo soltanto il divorzio per i matrimoni civili e cancellando il divorzio per il concubinato, era perché lui aveva questa idea qui, perché non aveva neppure capito Berlinguer, come gran parte della classe dirigente, che la società italiana era una società ormai secolarizzata, fortemente secolarizzata, perché quel 60%, del divorzio era sfuggito al controllo dei partiti, perché la gente votava con la propria testa per quelle cose lì. Nil De Jotti fino all'ultimo giorno è stata contro la legge sull'aborto. Questo. Senza parole. No, ma questa è la storia semplice, perché per questa idea era quell'idea che poi era l'idea. Noi non crediamo che un paese si governi con la maggioranza del 50%. Questo l'avete sentito ripetere dai comunisti tante volte. Dobbiamo avere delle larghe maggioranze consociative, e le larghe maggioranze consociative in Italia sono le maggioranze che si possono fare con i cattolici. Tanto è vero che quando è stato costituito il PD, con i bei risultati che noi oggi abbiamo, chi l'ha fatto il Partito Democratico? Allora i partiti laici e socialisti rappresentavano il 25%, fino alle ultime elezioni proporzionali del 92
se si somma i voti del PSI, del PSD, del PLI, del PRI, dei radicali e dei verdi, siamo sopra il 25%, che avevamo mantenuto sempre dal 46 in poi, variamente collocati i partiti laici e socialisti, erano un quarto del paese. Quando fanno il Partito Democratico, chi è che fa il Partito Democratico? Lo fa il PDS e la Sinistra Cattolica, che era diventata Margherita, che poi pian piano la Sinistra Cattolica Margherita diventa il nucleo portante di tutto quanto il PD, col bel risultato. No, voglio dire, questo se voi... Se voi analizzate, prendete i primi 50 più importanti del PD, non ce n'è uno che viene da una tradizione che non sia la Sinistra Democristiana o il PDS. Guardate quello, scusa, come si chiama quello che ha dato il nome alla legge elettorale? Lo sapevo, cominciava Mattarella, scusate, Mattarella non è la stessa cosa. No, Napolitano è un'altra cosa, perché Napolitano fin dalla fine degli anni 70 lui invece voleva un asse insieme ai socialisti e ai laici per fare un governo alternativo alla DC, lui è stato finché non si era lanciato poi negli anni tardi a diventare un'altra persona, lui era stato la corrente migliorista che erano appunto quella minoranza che era contro il compromesso storico. E allora lo Stato italiano è questa roba qui, ma siccome non possiamo parlare di Stato italiano, ma possiamo parlare di chi nutre, alimenta lo Stato italiano, no? Finché c'è stata una casa dirigente di un certo tipo è andata in una certa maniera, finché ce n'è un'altra, ma per fortuna adesso chi ha pensato a liquidare le tendenze temporalistiche più o meno della Chiesa non sono stati i politici italiani, è stato il Vaticano. C'è qualche domanda? Io dico, mi avete fatto sgolare qui sudare adesso senza domande. Professore, è stato chiaro ed esauriente. Significa che non funzionava. No, ha funzionato. Prego. No, io vorrei qualcuno che si alzasse e dice, ha detto un cumulo di stupidaggini, prima su Trump e poi sui comunisti. Sicuramente qualcuno che lo pensa così c'è chi pensa. Scommetto, Leggo sulle quali. Io leggo gli occhi di tutti quanti, quindi non nascondetevi perché so. Quindi la scelta di Mattarella è un cambio di vita. Mattarella no. La scelta di Mattarella cos'è? Di Mattarella? Sì. No, però assolutamente il contrario. Te lo spiego. Allora, invitatemi un'altra volta. No, esattamente il contrario. La signora ha detto, allora in base alle cose che dice, questo non l'ha detto ma è una premessa necessaria, sottintesa, allora quello che ha fatto Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, è uno scambio di utilità. No, perché lo scambio di utilità è uno scambio di utilità politiche. Mattarella ha fatto il suo compito, quello che lui ha ritenuto giusto, che il compito istituzionale secondo il dettaglio della Costituzione che assegna il Presidente della Repubblica, quindi non è uno scambio di utilità, esattamente il contrario, lo scambio di utilità è quello che infrange le regole e che mette la politica sopra le regole, detto in soldoni, ma chi invece segue le regole, poi uno può dire non l'ha seguita, non è vero, cioè, non è un altro discorso, però insomma, grosso modo possiamo dire questo. Una cosa è lo Stato di diritto, quindi seguire le regole,
che sono della costruzione, eccetera, una cosa è uno scambio di utilità politiche, non c'è niente a che fare con le regole, posso essere dentro le regole o può essere fuori dalle regole. Non so se sto perché. Vedo perplessità, io vorrei che parlassero quelli appunto. Perplessi? Sì. Posso? Prego. Facciamo girare. Lei ci ha dato un quadro, no, della politica estera di Trump. A livello di politica interna, come il popolo americano ha praticamente reagito a questo cambiamento? In maniera positiva oppure vi sono dei malcontenti che piano piano, perché io sinceramente ancora devo interpretarla. No, ma guardi, io le rispondo, la ringrazio di questa domanda, perché è una domanda che mi viene rivolta spesso, dice, ma gli americani, allora, gli americani sono mille cose diverse, e sono mille cose diverse, non esistono gli americani, esistono 100 varietà di americani. Allora, questo è un discorso che non possiamo fare, sarebbe un discorso. L'unico discorso che si può fare per quanto riguarda l'apprezzamento favorevole o contrario, oltre che essere favorevole o contrario alla politica di Trump, ci può essere dato non a quello che pensano gli americani, ma a quello che ci dicono i sondaggi. Siccome l'America vive di sondaggi, ogni giorno fanno sondaggi su tutto, eccetera, noi sappiamo la prima cosa che bisogna dire. Che questa elezione presidenziale, come tutte le elezioni presidenziali, c'è sempre un'America spaccata in due. Poi questo due può essere un po' più da una parte o un po' più o meno dall'altra. È sempre un'America spaccata in due, la società americana in termini politici, in termini presidenziali. Tutte le elezioni presidenziali sono così, quindi non esistono gli americani. Esistono, come in tutte le elezioni bipartitiche, c'è un'America spaccata in due. Io vi ho detto anche prima che la spaccatura questa volta, prima ancora di essere una spaccatura politica, cioè quelli che hanno votato democratico e quelli che hanno votato repubblicano, che poi praticamente è lo stesso numero, anzi quelli che hanno votato democratici sono un po' di più, poi i voti elettorali invece sono andati un po' di più a repubblicano, quindi anche quello spaccata in due. L'unica cosa che noi possiamo dire è qual è l'indice di consenso e il diagramma di consenso che ha Trump. Allora, Trump in questo momento ha un consenso sotto il 35%, che a un anno dall'elezione del presidente è uno dei più bassi nella storia dei presidenti americani, siccome i sondaggi ormai ci dicono tutto, ci sono le serie storiche di tutto, noi possiamo dire questo. Quindi come reagiscono? Ci sono, c'è il 35% che gli va bene, e il resto corrisponde poi a quelli che hanno votato per lui. E c'è quell'altro 65% quant'è che dice non gli va bene. Però le volevo chiedere, cioè a livello no. Globale, no? A livello sì. Globale, lo stile di vita americano, sì. Dietro questa immagine di America First, è migliorata oppure ancora si devono vedere i risultati, o perlomeno di questa politica? Ma se è migliorata o non è migliorata, se la gente lo percepisce che sta meglio o che sta peggio, e quindi che è più favorevole o più contrario, lo sappiamo soltanto dai sondaggi, perché è evidente che quelli che sono di un certo tipo, con certi determinati valori, gli sta bene. Il ceto medio è rinato o no? No. Ecco, no. Esatto, non solo non è rinato, ma l'altro parametro che io vi ho dato prima,
quello delle disuguaglianze, le disuguaglianze continuano a crescere. La disuguaglianza è la misura fra è la pera, è la forma della pera, chi si intende di statistica sa queste cose, la pera può essere così o può essere a pancia. Quella americana è stata sempre il paese in cui la pancia, cioè il ceto medio, era la parte più grossa. Le disuguaglianze sono aumentate, non so, si chiama l'indice di Gini, se c'è qualche economista sa di cosa stiamo parlando. L'indice di Gini che misura la disuguaglianza di un paese è aumentato, seguito a aumentare. Poi naturalmente ci sono quelli che sono contentissimi, che devo dire. A questo punto penso che possiamo concludere, ringraziamo. Sono sicuro che non sono domande. Vedo una certa immobilità dell'uditorio. Forse aspettano. Una perplessità. Qualcosa, come dice, aspettiamo, ci dice qualche altra cosa. Oppure no, non ho il coraggio di chiedergli. O forse soltanto aspettano di comprare il libro per poterlo autografare, no, magari. Questo è sottinteso. Allora se non ci sono domande, sarebbe meglio ci fossero domande, dico una cosa. Che fine farà Trump? Questo, no? Molti se lo chiedono. Dico la mia opinione. Se alle prossime elezioni di novembre il Partito Repubblicano va male, come è possibile che vada male? Perché ci sono state due o tre by election, tra cui quella dell'Alabama, che era stata importante perché lì Trump aveva preso il 66% e adesso ha vinto un senatore democratico in Alabama, insomma, è dura. E se i repubblicani vanno male, io credo che saranno i repubblicani, che già tollerano poco, una parte di repubblicani tradizionali, della tradizione conservatrice repubblicana, non ha tollerato Trump, perché lo ha visto come effettivamente come un estraneo, perché lui non appartiene alla tradizione dei repubblicani conservatori, appartiene a un'altra tradizione, quella che ho detto, appunto populista, nativista, eccetera, eccetera. E più anche fuori dalle tradizioni, perché è quello che è, insomma. E se i repubblicani vanno male, e in particolare, dunque, al Senato adesso i repubblicani hanno due voti di maggioranza, i senatori sono 100, quindi sono 52-48. Alla Camera dei rappresentanti, che sono 435, c'è una maggioranza più grossa di una quarantina di membri della Camera bassa, della Camera dei rappresentanti. Se i repubblicani perdono il Senato, cosa molto probabile, che io do quasi certa, e diminuiscono notevolmente la Camera dei rappresentanti, che è quella che si occupa di questioni economiche, mentre il Senato si occupa di questioni di politica estera soprattutto, i repubblicani cercheranno di disfarsi di Trump anche prima dei 4 anni. Voi dite che sarà l'impeachment, può darsi che sia qualche altra cosa, può darsi che ci sia un'accelerazione della inchiesta di Mueller, che si stringe intorno alla Casa Bianca, perché ha già interrogato il marito della figlia, ha già incriminato due suoi maggiori collaboratori della campagna elettorale, Manafort e un altro, ha acquisito pagine e pagine dei rapporti fra tutto l'entourage di Trump e Putin, e quindi ci può essere un'accelerazione. Mueller è una persona che si sta muovendo in maniera molto molto prudente, molto molto prudente, proprio per non essere accusato di fare una cosa, tra l'altro è un conservatore repubblicano, nulla. Si stringerà quella cerchia lì intorno a Trump, e quindi può succedere qualcosa che non gli faccia finire il mandato.
Questo è una, è uno scenario che è un'ipotesi che posso fare guardando le cose. Ringraziamo il professor Teodori, ringraziamo Francesco Rapaccioni che ci ha aiutato nella conduzione di questa serata. Ringrazio voi sempre partecipi, attenti e numerosi, e vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 7 giugno con Ernesto Galli della Loggia al Teatro La Storia.